Envision TV, eventi e comunicazione. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. L'8 dicembre oramai tradizionalmente è diventata la data che dà inizio alle festività natalizie, ma soprattutto alla corsa, ai regali e agli avvenimenti. Così anche per Civitanova Marche, città turistica dell'alto medio adriatico, ma città anche che si prepara ad accogliere il turismo invernale. Guardate come. All the way home I'll be warm, the fire is slowly dying. And my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Ogni spazio di Civitanova Marche si è illuminato di Natale. Dalla centralissima piazza 20 Settembre, passando per Corso Umberto I e le vie principali della città, fino a raggiungere Lido Cluana e il Varco sul Mare, dove è stato allestito, novità di quest'anno, il villaggio di Natale, con casette in legno di prodotti tipici, dolci, prodotti di artigianato e articoli natalizi. L'attesissima pista di ghiaccio, tra le più grandi per dimensioni della provincia, e un mini Luna Park per i più piccini. Un'inaugurazione che ha dato il via alle iniziative natalizie di Civitanova Marche, in assoluta sinergia con la città alta, dove nello stesso pomeriggio è stata effettuata la cerimonia dell'accensione dell'albero di Natale. Il pubblico ha risposto con una massiccia presenza ed il sindaco, Fabrizio Ciarapica, ha tenuto a precisare come l'amministrazione comunale ha lavorato impegnandosi a programmare un intero mese di eventi. La scelta è stata di non puntare solo su alcune date. Ogni giorno ci sarà una diversa iniziativa. Abbiamo un cartellone di eventi che è già iniziato dalla settimana scorsa e che durerà fino al 31, quindi quasi tutti i giorni avremo degli eventi a Civitanova, quindi abbiamo puntato su un mese intero e non sulla singola serata. Il periodo natalizio è senz'altro un momento molto particolare e io oggi mi sento veramente onorato di poter inaugurare questo inizio di queste festività con l'accensione delle luci che rappresentano appunto la festa di Natale e quindi un'occasione non solo per accendere le luci ma anche per riscaldare tutti i nostri cuori e lanciare un messaggio di speranza e di amore e di positività per tutta la città. A livello nazionale si parla di un, seppur piccolo, segnale di ripresa. Civitanova Marche si attesta su questa ripresa? Sì, Civitanova ha visto in questi ultimi mesi l'arrivo di moltissime persone, soprattutto grazie al collegamento della statale 77, quindi molte persone raggiungono facilmente l'Umbria, le Marche e quindi arrivano a Civitanova e quindi noi dobbiamo essere pronti ad accogliere tutte queste persone che arrivano nel nostro territorio. Oh, it doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow, oh, let it snow. Di fatto l'8 dicembre è la data che dà l'inizio a tutte le festività natalizie. Civitanova Marche sceglie questa data proprio per presentare i tanti avvenimenti. Sì, Civitanova Marche quest'anno sceglie l'8 dicembre appunto per l'inizio delle festività e con l'inaugurazione della città alta, con l'accensione dell'albero di Natale e del mercatino di Natale e del villaggio natalizio che è una novità assoluta per Civitanova. Non solo queste aree, anche il Varco sul Mare si veste di festa. Chiaramente anche il Varco sul Mare, che è una nuova zona di Civitanova, che si presta ad accogliere il divertimento della città e quindi la presenza di giostre e della pista di pattinaggio pronta per accogliere le famiglie. Dunque Civitanova Marche, città turistica della costa, ribadisce la sua attenzione anche alla stagione invernale. Civitanova firma la stagione anche natalizia perché Civitanova è la prima, diciamo, città della costa e quindi non può essere da meno rispetto a nessuno.
Natale, si sa, mette d'accordo tutti, grandi e piccini, sul desiderio di vivere la magia. Che arrivi dai colori delle luci che lasciano col naso all'insù, dal campanello di un Babbo Natale con la slitta carica di doni o dalle musiche di una giostra variopinta, siamo comunque predisposti allo stupore. Diciamo Natale in giostra, con la pista di ghiaccio, dove si possono divertire grandi e piccoli. Innanzitutto voglio ringraziare l'amministrazione comunale e il sindaco che ci ha dato la possibilità di organizzare questo evento, che per me è una cosa molto, molto valida per Civitanova. Un'affluenza di pubblico che vi dà ragione, questo 8 dicembre è la giusta scelta per aprire le festività natalizie. Ma indubbiamente sì, l'amministrazione del sindaco Giarrabica ha deciso di fare una svolta a Civitanova dal punto di vista del Natale. Noi volevamo creare degli eventi che intrattenessero i cittadini non solo per qualche giorno per la domenica, ma per tutto il mese delle festività. Un percorso che parte dalla piazza, passa per i giardini tutti illuminati e arriva al Lido Cluana, dove c'è il mercatino tipico, la pista di pattinaggio e un luogo dove i bambini possono giocare, quindi tutti sono accontentati. Una data che vi ha visto scegliere il legame stretto con la città alta, l'albero viene acceso oggi. E questa è una tipicità di Civitanova, in cui si fanno gli eventi paritari alla città alta e alla città bassa, che è quella del porto. Per cui un evento che deve coprire tutti i cittadini della città. Tra l'altro vi vede in una responsabilità grande da qualche mese, quella di accogliere anche i turisti dell'Umbria. Turisti dell'Umbria che indubbiamente sono ben arrivati, noi siamo contenti che siano qui e faremo di tutto perché vengano sempre di più, con dei lavori tipo la fine della superstrada che renderà il loro arrivo più facile, a breve. Inaugurato con i migliori auspici il villaggio di Natale, Civitanova Marche ci invita a vivere l'intenso programma di eventi natalizi fino al nuovo anno e all'Epifania. Let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow.